Possiamo avviare questa commissione, è la prima di, di altre, che ne faremo sicuramente sull'argomento e ci tenevamo eh, a, diciamo, a far conoscere i consiglieri e ai cittadini, anche se non, non sono presenti, ma che magari potranno anche vederlo successivamente, i progettisti del nuovo Pug e anche eh, volevamo iniziare a ragionare su quelli che sono i punti fondamentali. Credo che voglia partire l'assessore a fare un cappello di questa commissione. Prego. Sì, no, grazie. Adesso la Elisabetta Quaranta ha già detto, poi sarò anche un po' stringato visto che c'è la prima commissione, poi il tema dei capigruppo che erano stati invitati, ma poi c'era la faccenda online, quindi insomma, siamo, non siamo tantissimi. Eh, allora, con diciamo, questa commissione, ma anche con la conferenza stampa di stamattina, di fatto si avvia quello che è il, il percorso per il nuovo piano urbanistico generale, che come. Sapete bene, diciamo, la regione Emilia-Romagna ha istituito una nuova legge dove ha dato di fatto mandato ai comuni di revisionare i propri strumenti di pianificazione. Eh, non entro nei tecnicismi, ma credo che questa sia, come ho detto stamattina, un'occasione importante anche per la città di Parma per fare, come dire, il punto della situazione, fare dei ragionamenti. Più di una volta abbiamo detto anche in Consiglio Comunale che. Il mondo sta cambiando, la pandemia sicuramente ha, eh, così, ha reso evidenti magari alcune necessità o anche alcune mancanze rispetto a quella che è una visione di città, di comunità e di territorio. Quindi il piano urbanistico generale noi l'abbiamo voluto impostare, lo dico subito, poi dopo come dire, ci saranno i progettisti ma anche gli uffici che daranno un contributo, come un momento, se vogliamo, anche assembleare, cioè un momento di riflessione sul destino futuro della città. Eh, come sapete, col piano strutturale comunale noi abbiamo già di fatto dato seguito a quello che era un indirizzo della Regione, cioè il tema della riduzione dell'espansione urbana, però dobbiamo forse anche grazie a questo strumento eh, farci carico invece di una visione che determini il tema della rigenerazione urbana, della riqualificazione urbana come elemento cardine per riuscire a migliorare la condizione di vita dei nostri cittadini e rendere con cittadini e rendere sempre più competitivo il nostro territorio e anche migliore eh, la vivibilità all'interno dei quartieri e la competitività territoriale. Eh, quello che posso dire è che eh, appunto eh, sono stati individuati, come diceva Elisabetta, 40. Quindi c'è stata una selezione dove abbiamo finalmente i professionisti, il pool di professionisti che è capitanato dello studio Unlab di Rotterdam. Andras Faoro è qui ed è come dire il capofila. Poi ci sono altri studi di progettazione, tra cui anche Fabio Ceci, che è all'interno del raggruppamento e che già, eh, già conoscete. Quello che si è detto prima è che io credo che la scommessa che vada interpretata è che eh, noi non dobbiamo fare un piano regolatore come tradizionalmente veniva interpretato, ma un po' come ha fatto anche Bologna, noi dobbiamo riuscire a, come dire, mettere in campo un piano strategico per la città, che non è solo, come dire, una visione tradizionale, ma dovrebbe di fatto interpretare eh, i temi della città, i luoghi della città e anche i tempi della città. Il Pug di Bologna, io credo che sia abbastanza paradigmatico, poi come tutte le cose può essere migliorato, che alla fine dà anche una direzione che può essere interpretata poi nella prassi amministrativa da accordi operativi, ma a volte da indirizzi che invece sono gestionali sulla città, no? cioè, a volte diciamo ma come sarebbe bello, faccio una battuta, provare a pedonalizzare una strada due giorni alla settimana no? con interventi di urbanistica tattica per riuscire a capire se migliora la condizione di vivibilità e del commercio, che di fatto non è una trasformazione fisica di questi luoghi, ma semplicemente con pochi apprestamenti comincia a cambiare no? la vita della città e il suo metabolismo. Per questo, e poi, e poi chiudo, eh, noi auspichiamo che sia un processo democratico, cioè ampiamente democratico alla base del PUG e lo vogliamo aprire il giorno 7, come vi è arrivata la comunicazione, soprattutto ai capigruppo e alla Presidenza del Consiglio, con 12 tavoli tematici eh, che magari già illustro così poi lascio ad Andras Fauro e a loro e io non parlo più che così siete, siete un po' più contenti. No, contenti, eh? c'è l'immagine di sfondo. Questi 12 tavoli tematici sono le 12 politiche cittadine, questo è quello che abbiamo in un qualche modo interpretato, 12 po politiche cittadine, 12 anime della città che hanno, come dire, al loro interno degli attori. Gli attori dove vogliamo che giustamente, doverosamente dico io, il Consiglio Comunale sia protagonista, quindi vi è un invito di rappresentanza dei consiglieri comunali all'interno dei tavoli, eh, come anche il Consiglio dei cittadini volontari. Abbiamo esteso a tutti i 13 CCV in una rappresentanza ovviamente dei tavoli e vi sono poi appunto. Eh, rappresentanti della società civile a vario titolo all'interno di questi eh, tavoli di lavoro. Tavoli di lavoro che però hanno uno scopo esplorativo, cioè non c'è la presentazione di un piano, anzi non c'è il piano, il piano lo dobbiamo costruire insieme con considerazioni e, e quant'altro. Il primo tavolo è la città e il territorio, e qui invece come dire stamattina lo diceva anche l'assessore Barbara Lori. Eh, I Pug hanno l'ambizione di non chiudersi, soprattutto per le città capoluogo e le aree metropolitane, in un recinto, come dire, di confine comunale. È chiaro che l'interpolazione con i comuni con termini diventa molto importante, soprattutto per il ruolo che hanno perso un po' le province, anche se stanno cercando di rimettersi in sella. E quindi al primo tavolo vi saranno come dire, tutti i comuni con termini, una rappresentanza sindaci e assessori, la provincia. E la Regione fondamentalmente, per ragionamenti appunto di, di relazioni infrastrutturali, di mobilità, di, di attività e servizi. Secondo tavolo è la città della mobilità, eh, dove lo presiderà l'assessore Benassi. Questa è un'altra caratteristica, come dire: io credo non scontata, diciamo il coinvolgimento pressoché totale della Giunta, quindi tutti gli assessori saranno al tavolo o comunque chi non riuscirà ad essere al tavolo sarà in collegamento per dare un contributo, perché alla fine deve essere appunto il piano diciamo, dell'amministrazione, delle politiche dell'amministrazione. Io per mia indole non amo i piani di settore, l'ho sempre detto, cioè non amo anche se faccio piani di settore, no? il piano del verde, il piano della mobilità. Amo invece i piani complessivi, quelli che riescono, come dire, in una sinergia ad elaborare politiche che riescano a risolvere e interpretare problemi. Piano della mobilità, che sono infrastrutture, ma anche mobilità sostenibile, dalle piste ciclabili all'utilizzo di mezzi innovativi, anche i veicoli tradizionali, piuttosto che le grandi infrastrutture strategiche di rango sovralocale. Città sostenibile, ambiente digitale, sempre l'assessore Benassi, e Seletti, se riuscirà ad esserci, e quindi tutto il tema della sfida della transizione ecologica, la città della cultura, Assessore Guerra, eh, dove appunto il tema della cultura come elemento cardine, come dire, anche di eh, rilancio, rilancio, diciamo, di, di vocazione della città, dei quartieri, di una socialità sana, eccetera. Città l'agricoltura, il territorio agricolo che alla fine rappresenta, diciamo, una dimensione anche più grande e rilevante rispetto al territorio urbanizzato, ed essendo noi la Food Valley dobbiamo doppiamente prenderci a cuore quello che è un bene non più riproducibile come il suolo e una filiera economica fondamentale. Città e la scuola, il tema, come dire, della formazione, ma anche di essere all'interno dei quartieri. Con questi presidi che sono le scuole, come ho detto stamattina, lo ripeto sempre, l'80% circa del patrimonio edilizio degli enti locali sono scuole, sono disseminate all'interno dei quartieri. Se questi potessero diventare, come abbiamo ragionato, scuola nel parco, altre cose, come dire dei punti di comunità, dei luoghi anche che riescano, come dire, a non essere utilizzati solo nell'orario scolastico, ma già come avviene in parte oggi. Altre cose. Città del lavoro quindi il tema della, della produzione, la competitività territoriale, i luoghi del lavoro e le sfide del lavoro. E dico anche sul fatto che il telelavoro, in parte, dobbiamo chiederci come modificherà anche le nostre città, perché è un tema, forse più nell'area metropolitana, ma anche qui. La città verde, il tema del verde urbano, l'abbiamo distinto rispetto alla città sostenibile perché... È un tema come dire, che ha una sua sensibilità e quindi volevamo che fosse interpretato in un tavolo a sé. La città è la casa, quindi non solo il tema dell'housing sociale, ma anche il modello dell'abitare, no? come l'abitare può cambiare, la riqualificazione dell'edilizia privata e, e come interpretarla non solo con mera manutenzione energetica e sismica, ma anche con un'idea innovativa, se possibile. Rispetto anche all'apparato normativo, la città della comunità, e qui parliamo anche di tutto ciò che è luoghi dell'associazionismo, si va dalle parrocchie alle, ai centri civici, insomma tutto quello che è il demanio pubblico che in un qualche modo diventa la casa dei cittadini, dei cittadini raccolti, <ride> raccolti nei quartieri. Città della salute e della cura, il tema come dire, dei servizi sia sanitari ma anche socioassistenziali, e qui qualche riflessione aggiuntiva, l'avete fatta più di una volta in Consiglio Comunale, credo che questa sia una sede per approfondire. Arrivo in fondo. Sì, non ho detto i nomi degli assessori, ma come dire, sono abbastanza scontati: Paci, Rossi, eccetera, eccetera. Città dello sport, vice sindaco Bosi. E un tavolo dove sì, lo sport nella nostra città è particolarmente sentito, non solo per diciamo, le attività agonistiche, ma proprio per il welfare diciamo, di sussidiarietà che rappresenta all'interno eh, per noi, per le famiglie, per i ragazzi e insomma, soprattutto per la crescita sana dei giovani, non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale di, e di aggregazione eh, gen generale lungo ma ho finito e lascerei la parola a Andrea Sparro. Allora, grazie dell'introduzione, un saluto a tutti. Come appunto già accennato il piano, il PUG, il nuovo piano urbanistico generale, Uh, sostanzialmente uh, proietta una visione strategica di Parma uh, nel tempo, uh, quindi uh, ci sono due grandi deadline uh, che non riguardano solo Parma, riguardano m, tutte le città in Italia, in Europa soprattutto uh, sono il 2030 e il 2050. Quindi si confronta con prima, di, prima dello spazio, con questo tempo. E proietta Parma come immagina soprattutto Parma come una, una città intensa e policentrica, proprio per come dire, assimilare in un certo modo ehm, i, i dettami della, della legge 24-17. Eh, come accennato appunto il, il raggruppamento temporaneo di impresa è eh, costituito da molteplici eh, figure ed esperti, eh, non solo nel campo della della pianificazione dell'urbanistica, eh, ma appunto della geologia, delle infrastrutture, della, della normativa, cioè tutti ingredienti che eh, saranno eh, come dire, messi a sistema per costruire il nuovo, il nuovo piano. Eh, ecco, per noi, diciamo, nel, nel confronto che abbiamo avuto eh, in questo periodo precedente al, a questa presentazione ufficiale, eh, si sono, come dire, eh, Discusse eh, molte questioni e eh, la, la questione fondamentale sulla quale eh, ci siamo, come dire, eh, scontrati è sostanzialmente il fatto di pensare ad una società che si proietterà appunto nel tempo, in questo eh, trentennio eh, fino al 2030, dieci anni e poi altri venti: ehm, che sia in grado eh, sostanzialmente di. Eh, trasformarsi, di come dire, eh, diventare parte integrante di un processo e di una visione, quindi la società eh, non, non viene distaccata dal, mh, dal prodotto che è appunto eh, il PUG in questo caso. Eh, una brevissima introduzione sul, sull'approccio metodologico, eh, questa mattina molto velocemente riguarda appunto una presa di posizione rispetto a quello che la legge comunque eh, consente in termini di eh, realmente di approccio eh, metodologico. Quindi per noi la vision eh, diciamo rappresenta eh, il, non solo un'immagine eh, di Parma nel tempo, ma anche e soprattutto declina un. Quei temi generali che appartengono a Parma, eh, ma appartengono anche alle altre città. Eh, quindi, quando parliamo di vision, parliamo di eh, alcune tematiche che caratterizzano eh, la vision stessa. Eh, diciamo, la vision rappresenta anche in parte quello che viene appunto chiesto, cioè mh, la costituzione del, del quadro conoscitivo, e quindi. Uh, il quadro conoscitivo verrà a sua volta uh, declinato all'interno di questi temi che costituiscono la vision. Gli scenari invece rappresentano la componente strategica del piano, quindi la dorsale reale del piano um, e uh, soprattutto uh, sarà caratterizzata da una serie di, io le chiamo mappe progettanti, cioè saranno non mappe descrittive ma mappe che saranno in grado di... Eh, come dire, proiettarsi anch'esse nel, nel tempo, un Atlante che raccoglie tutti gli stimoli strategici e li condensa sotto forma di progetti alle scale diverse, eh, anche qui eh, progetti che hanno una collocazione spaziale e temporale all'interno del territorio. E la carta, la carta eh, che mio, a mio modo di vedere rappresenta diciamo, l'elemento di... Eh, rottura con il passato perché come anticipato dall'assessore eh, il fatto di veicolare attraverso delle norme anche dei valori diventa un, come dire, una sfida eh, per noi ma anche per la società eh, questo un altro breve diciamo testo estratto da, da questi confronti che ci sono stati in questa prima parte di, eh, di, di discussioni, di conversazioni, eh, vale a dire il PUG eh, per acquisire senso ed essere coerente è necessario che l'insieme delle azioni si concretizzino non attraverso mh, aspetti settoriali, questo lo diceva poc'anzi anche l'assessore, quanto Uh, sia in grado di costruire una mappa strategica che, che possa veramente dimostrare l'utilità sociale e uh, essere diciamo, portatrice di quei valori uh, che la vision metterà uh, sul, sul tavolo. L'Atlante, appunto, come detto, eh, diventerà un, un, una raccolta, ma non solo una raccolta di progetti, eh, perché sarà anche in grado di eh, raccontare o narrare, cioè costruisce la nuova narrativa del territorio parmense-parmigiano, eh, in cui i luoghi, i progetti e le strategie vengono condensati all'interno di, un eh, di un unico dispositivo. Eh, Appunto, la sfida grande che ci impone mh, questa, questa legge eh, 2417 è eh, molteplice, eh, non è univoca. Eh, la rigenerazione urbana è uno dei grandi temi da eh, come dire, mh, considerare, ma il, il fatto di ripensare al policentrismo, è un policentrismo dinamico in, in certi casi, diventa eh, una, una sfida progettuale non solo della pianificazione. E eh, questo impone anche la, la necessità di ritrovare un equilibrio tra le sfere e tra i metabolismi della, della città contemporanea. Quindi una città che dovrà, per forza di cose, crescere ma senza consumare risorse, senza produrre le esternalità del domani. Quindi una città che si densifica all'interno dei, dei propri confini, eh, che dovrebbe... Ripensare anche l'idea stessa di eh, densificazione e di quindi densità e intensità, eh, anche di intensità di relazioni e di spazi relazionali, e di densità di spazi relazionali, eh, e quindi una, una, una città che sia in grado di attualizzarsi nel tempo. Eh, quindi, come dire, di avere un carattere flessibile, capace di eh, adattarsi a no? quel carattere resiliente che, che si sente eh, da un po' di tempo. Eh, il, il piano e tutte le fasi eh, connesse alla stesura del piano eh, saranno mh, organizzate in questa piattaforma web, eh, questo sito dedicato parma2050.eu, eh, quindi i vari aggiornamenti, eh, gli output che eh, periodicamente verranno prodotti saranno consultabili eh, eh, su questa piattaforma. Come accennato eh, prima, Poc'anzi, questo, questo evento Parma e Scalling, eh, sarà un momento di riflessione, di approfondimento, non di presentazione del piano assolutamente. Qui vedete un, un, uno di questi dossier che verranno distribuiti ai vari partecipanti eh, anche in forma cartacea sui vari tavoli. Eh, ci sarà fondamentalmente questo. Eh, eh, questo numero di domande diciamo, eh, che, che dovrebbero stimolare e aprire il dibattito tra eh, le, le varie parti e eh, un sistema di strumenti o comunque di risposte a queste domande che dovrebbero andare a completare questa, eh, questa, questa logica di domande e risposte. Poi c'è sicuramente eh, un'introduzione al PUG, a, a quello che ho eh, appena descritto come, eh, come l'approccio metodologico, cioè Vision Scenari Atlante Regole, e un eh, primo elenco di 13 progetti strategici, ovviamente in progress, ovviamente saranno eh, come dire, eh, certificati eh, strada facendo. Eh, e poi alcuni testi che eh, diventano diciamo, importanti riflessioni rispetto sia all'iter eh, di costruzione del piano che eh, diciamo, come mh, riflessione critica rispetto alla legge che eh, costituisce fondamentalmente eh, il piano. Eh, quindi ci saranno delle informazioni a seguito, a seguire, ehm, riferenti al tema specifico. Che sono diciamo eh, generali, ma che dovrebbero come dire, consentire a tutti i partecipanti di avere eh, un'idea, uh, un diciamo, generale del, della discussione e del tema che si va a, a trattare. Non so se volevi aggiungere qualcosa. Sì, certo. mi, mi riallaccio un po' agli interventi agli interventi precedenti, in particolare, giustamente l'assessore. Faceva notare che in qualche modo eh, i temi della legge sono stati anticipati, diciamo un po' la, 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 la messa in pari rispetto agli obiettivi di base sono stati definiti con il PSC attuale: nel senso che in quella sede si era anticipato il tema del consumo di suolo, il tema della rigenerazione urbana. È chiaro che con il PU la sfida è in qualche modo. Eh, andare oltre, eh, rafforzare eh, la dimensione strategica del piano e quindi anche la forma stessa di piano cambierà in modo significativo, la, anche diciamo, gli, diciamo, il prodotto fisico, gli elaborati cartografici, le, la, la struttura normativa con cui diciamo, tradizionalmente approcciamo l'urbanistica, eh, troveranno sicuramente proprio perché diciamo, non è solo una questione di legge, ma anche proprio di, di senso, di un, di, di un piano generale e quindi cambieranno anche proprio nella loro, nella loro conformazione. No? Leggeremo meno confini e più eh, diciamo, eh, figure, immagini che saranno evocative di una, di, una, di una visione strategica che poi dopo chiaramente dovrà poi trovare concretezza nella... nella nella, nella fase attuativa. Ed è evidente che mh, qui ci sono alcune diciamo, idee guida che diciamo, sicuramente anche dagli interventi precedenti due sono emerse, cioè il fatto che proprio perché eh, prende, prende forza la dimensione strategica del piano, anche se è il piano del Comune di Parma, i suoi, i suoi limiti, la sua visione non saranno diciamo, quelli strettamente strettamente circoscritti ai confini amministrativi eh, per diverse ragioni, per il ruolo che riveste rispetto a un'area un più vasta, ehm, ma anche appunto perché lo stesso sistema insediativo, ormai è un sistema insediativo che alcuni hanno definito no, di, di tipo metropolitano, cioè le aree metropolitane, metropolitane non sono solamente quelle diciamo, dei, dei capoluoghi di regione, ma sono dei sistemi che ormai... Nella pianura padana, in qualche modo, eh, caratterizzano no, questi grandi nastri diciamo che eh, si appoggiano, sul, nel caso de, dell'Emilia-Romagna, sul, sulla via Emilia, nel caso del, della parte veneto-lombarda, sull'asse sull pedecollinare. E quindi, questo sicuramente è un, un punto di vista di partenza importante, eh, anche nella giornata del 7. Luglio, che è un po' diciamo, il calcio d'inizio, da questo punto di vista, uno dei tavoli centrali sarà appunto il confronto con le realtà eh, eh, diciamo, che stanno attorno e che in qualche modo eh, condizionano e sono condizionate dalla, dalla città capoluogo. E poi naturalmente eh, parlare di strategia vuol dire anche, e qui accenno a un altro punto dell'intervento dell'assessore superare un po' la lettura per, per, di tipo settoriale. Cioè il, il, anche i piani urbanistici generali sono sempre stati il piano diciamo, dell'uso del suolo e dell'uso dei fabbricati, no? eh, così come il piano della mobilità si occupava di definire le, la, la, la progettazione e la pianificazione dell'infrastruttura e così per il verde. No? Eh, eh, potremmo accennarne. Eh, non, dico, non dico qualche decina ma sicuramente un numero abbastanza corposo di piani di settore. Ecco il Pug da questo punto di vista è, diventerà il luogo del, della sintesi anche del superamento di, di questa lettura per, per piani settoriali e eh, naturalmente anche qui vuol dire pensare un piano che in qualche modo sì certo avrà poi il suo momento formale in Consiglio Comunale di diciamo, assunzione, cambiato, assunzione, adozione e approvazione, ma sicuramente sarà un piano che in qualche modo rimarrà aperto nella sua, nella sua costruzione e quindi anche, e qui concludo, il rapporto tradizionale tra momento conoscitivo e momento progettuale verrà ribaltato completamente, anzi sarà diciamo, la visione strategica che porterà a selezionare quelli che sono, da un lato, Diciamo le, le, le progettualità principali, ma anche quelli che sono diciamo, gli aspetti conoscitivi, i temi conoscitivi da approfondire, che eh, il piano in qualche modo dovrà, dovrà affrontare. As quindi lo comprendo, ma se qualcuno avesse non so se magari i tecnici vogliono in qualche modo Grazie. Ma aggiungo poco perché diciamo che di tecnico in questo momento non c'è tanto da dire. Indubbiamente eh, sarà un percorso relativamente lungo che vedrà diversi passaggi sia, diciamo, passaggi che istituzionalmente verranno assunti in prima battuta dalla Giunta, ma che vedranno sempre un coinvolgimento del Consiglio Comunale nelle diverse fasi eh, di formazione. Tra l'altro, eh, come ben diceva eh, chi mi ha preceduto, è un, quello del 7 luglio è proprio un, un l'avvio di un processo che in realtà eh, di partecipazione che sarà costante in tutto il, il lasso di tempo che, servirà per la formazione del piano, quindi voglio dire ci sarà un processo partecipativo che ci consentirà di creare in qualche modo l'oggetto piano, ma anche nelle successive fasi che sono in parte, se vogliamo, procedurali tecniche, di confronto anche magari con il Comitato Urbanistico piuttosto che con la Regione, parallelamente ci sarà sempre un, come dire, una serie di eh, valutazioni, formazioni che verranno fatte e anche informazioni che verranno comunque... Condivise con tutti quelli che sono i soggetti in qualche modo che partecipano sia alla costruzione del piano ma anche che vivono in qualche modo la città. E quindi, no, eh, diciamo, non ho tanto da aggiungere perché è inutile che vi racconti quelli che sono i passaggi, diciamo, previsti dalla legge, perché secondo me avremo ben modo di vederli e, e, e viverli, diciamo, a mano a mano che il piano si forma. Insomma. Quindi diciamo che ci riaggiorniamo al 7 per questo primo confronto, che sicuramente sarà molto cioè, sicuramente interessante. Ecco, non, nulla di più da aggiungere. Più o meno, quanti tempo ci si è dato il Comune per arrivare a un, diciamo, una bozza di piano in qualche modo? Rispondo io. Allora, noi adotteremo il Pug entro il mandato quindi. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati, quindi dentro il mandato amministrativo noi assumeremo il Pug. Eh, sulle fasi precedenti, qui dipende molto dal, dall'elaborazione, dal percorso e, e quant'altro. Quindi questo poi lo misureremo passo passo anche in base all'intensità della partecipazione, all'intensità delle proposte. insomma ai ragionamenti che magari verranno fuori, anche la scala. Ecco, una cosa che non ho detto, a me piacerebbe molto, anche se i tempi non sono particolarmente lunghi, sarebbe bello magari con, eh, come dire, io le chiamo carotate, no? cioè riuscire a entrare in una scala che non è quella del PSC, cioè il piano strutturale comunale era, come dire, a parte che aveva... Proprio un'impostazione che deve essere diversa, ma lavorava solo sui, sui grandi temi, no? le grandi politiche. Io credo che dovremmo avere l'ambizione, magari non su tutto, però di immaginarci veramente cioè la vita dei quartieri si trasforma. Quando prima Faoro diceva, ha detto una cosa che almeno io ho interpretato così, magari ho interpretato male. Però riuscire a riconoscere in questi luoghi alcune centralità, no? Cioè. La piazza principale del quartiere, l'area mercatale principale del quartiere, cioè riuscire a distinguere strada per strada e luogo per luogo per riuscire in un qualche modo ad attribuire un nome e un cognome a queste realtà, per riuscire a far emergere la vocazione di questi luoghi. A volte succede che anche gli interventi di opera pubblica. Non dico che avvengano in maniera casuale, che non è vero, avvengono rispetto a una programmazione, a un'interlocuzione, però per riuscire a incardinare una strategia che dia una lettura, soprattutto dello spazio pubblico, in maniera completa, credo che, sarebbe, che debba essere un'ambizione del piano. Cioè, se vogliamo, vabbè, questi sono slogan che ognuno di noi, anch'io, li faccio, però se vogliamo che San Leonardo... Diventi in maniera diversa come il Montanara, e non, non, come dire, non commento oltre quello che ho detto: Beh, insomma, credo che serva uno sforzo come dire, di pensiero che poi alla fine diventi come dire, attribuzione di senso ad alcuni luoghi, e poi dopodiché ci sia anche una visione di trasformazione eventuale di questi luoghi, almeno sull'uso di questi luoghi. Che credo un piano urbanistico generale dovrebbe contemperare. Il Piano di Bologna lo fa in, in, per certi aspetti, anche magari per orientare poi alcune interlocuzioni che sono gli accordi operativi. Guardate, la nuova legge regionale cioè dà un'arma molto pericolosa, se vogliamo, ma anche molto affascinante alle amministrazioni locali, cioè la pianificazione in tutto, in parte, ma in gran parte dovrebbe arrivare da un processo di forte concertazione col privato, che è chiaro che dà molti meno paletti e quindi cioè, diciamo che ci si affida molto al, come dire, alla, alla capacità e dico anche all'onestà dell'interlocuzione. Però se almeno non abbiamo un piano che orienta, come dire, quello che può essere un interesse, può essere una politica da mettere in campo, diventa anche molto difficile sapere cosa chiedere al privato rispetto a un'area un territoriale. E, vabbè, insomma era una, una, una considerazione oltre la Prego consigliere. Certo, certo. Prego consigliere. Allora, grazie. Eh, intanto grazie per eh, quello che avete detto. Eh, io volevo fare due domande: una domanda e una considerazione. Allora, eh, una considerazione, un ricordo in realtà. Eh, quando si, si discutono questi piani urbanistici generali, è evidente che sembra che sia un argomento riservato ai tecnici o alla politica. In realtà è un discorso molto più ampio che deve essere eh, come dire eh, assorbito comunque proposto meglio a, ai cittadini perché poi i cittadini sono interpreti anche di quello che, che il comune decide intanto perché votano il comune l'amministrazione poi perché ci vivono nel quartiere quindi eh, io ricordo visto che sono il più vecchio qua dentro me lo posso permettere di dirlo queste cose qua ricordo che quando fu, fu fatto, eh, se non ricordo male, il piano Gabriele del 98, stiamo parlando di 23 anni fa, erano nell'altro mondo evidentemente, c'erano le circoscrizioni, c'erano i quartieri e quant'altro, ci fu questo approccio dell'amministrazione di allora di portare nei quartieri questo dibattito. Allora, Benissimo l'approccio del 7 luglio, perfetto, avete convocato gli stakeholder, associazioni culturali, ambientalisti, di categoria, benissimo. Chiedevo se è previsto anche un riversamento, che è difficile, lo vediamo, stiamo facendo un lavoro nel quartiere San Leonardo, infatti l'assessore Novi non lo citava a caso perché c'è un, un progetto di progettazione partecipata su un parco, che è difficile, è faticoso perché è fatica, la democrazia è fatica, cioè non ci sono di valle. E quindi chiedevo se, se questo era possibile in questo, in questo lungo percorso da qui all'approvazione. La seconda domanda è, cioè la, seconda, la domanda è invece, quando si fa un piano urbanistico attuativo, ovviamente non si parte da zero, non è un foglio bianco, no? Vi siete posti o vi porrete il problema di, di come non sono state applicate certe cose, certe visioni del 98, del, del PSC, della legge 20 e quant'altro, perché ovviamente non si parte da zero, quindi ci sono state delle cose che sono state azzeccate, delle cose che non sono state proprio per niente azzeccate ed è stato meglio che non siano state fatte. Quindi chiedevo se, sicuramente è una domanda retorica perché è chiaro che l'avete fatta, se no sarebbe una cosa mò, però mi chiedevo dove avete riscontrato più criticità ecco, rispetto a quello che è stato fatto precedentemente. Parto io, poi eventualmente qualcuno integra, nel senso che il piano è da costruire, cioè il momento attuale è proprio la partenza e si parte con un processo partecipativo. È fuori dubbio che il PUG dovrà tenere in considerazione tutta una serie di situazioni e progettualità, perché non è che il passato possa essere preso e come diceva benissimo il consigliere non partiamo da un foglio bianco. Però in questo senso secondo me ci viene molto in aiuto anche la legge regionale che detta delle condizioni anche di scelta che sono diverse rispetto a prima e quindi offre la, diciamo, lo spunto per poter fare scelte anche magari a volte diverse rispetto a quello che poteva essere fatto con la legge regionale precedente. Mi spiego, se una legge regionale ci dice che sul consumo di suolo, cioè dobbiamo disegnare un muro intorno al territorio urbanizzato e dobbiamo cercare di lavorare lì dentro, la legge precedente non lo diceva, in questo caso quindi può diventare quello un elemento che dà forza a certe scelte, che ci consente anche magari di mettere in discussione alcune scelte che erano state fatte con i piani precedenti, che nascevano con dei presupposti diversi. Quindi cioè, la risposta è il piano in termini di progetto deve ancora sostanzialmente partire. Infatti, insomma, una cosa che andava aggiunta rispetto a quello che ci siamo detti prima, che dopo l'inizio di questo processo partecipativo, noi sfrutteremo i mesi estivi per costruire il quadro conoscitivo, che è sostanzialmente tutta quella massa di informazioni che sono sia quantitative, qualitative, ambientali piuttosto che socio-economico. Quindi la, il lavoro che almeno dopo, poi eh, spiegheranno meglio forse loro di me, era, eh, era quello di mettere insieme una serie di primi input che ci arrivano sostanzialmente da chi vive la città sotto, diverso, sotto diversi punti di vista. Assumere anche tutte quelle informazioni di base che sono tipiche del quadro conoscitivo, e quindi a settembre arrivare con diciamo, un documento che ci permette di fare partire la parte progettuale del piano, che come dicevo terrà anche in considerazione tutte quelle informazioni che. Che citava eh, nella sua domanda, che comunque fanno anche quelle parte di un quadro conoscitivo, perché lo stato di attuazione dei nostri piani, piuttosto che le scelte magari di sviluppo di alcune, non so, destinazioni da una parte, piuttosto che lo sviluppo di altre, cioè, verrà rimesso in discussione. Però non partiamo da un foglio bianco. Quindi la fase di progetto è una fase che noi cominceremo a elaborare, diciamo, da eh, settembre. Dopo che eh, abbiamo messo a sistema queste due eh, grosse sfere diciamo, di interesse che sono eh, gli, diciamo, gli impulsi eh, degli stakeholder o comunque dalla, della società civile e la conoscenza del territorio su tutti i punti di vista, quindi non solamente quelli territoriali. Quindi non so se ho risposto alla domanda. Poi, Qualcuno vuole... Cioè i piani quasi scontato dirlo, che il passato pesa sempre, no? eh, cioè, nel senso che non. Diciamo che con, un po' nel, 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 nella ritualità della nuova legge urbanistica, i conti col passato si è obbligato a farli. Eh? Cioè, mentre diciamo, ne, ne, prima questa cosa non era così esplicita, no? per cui diciamo, quello che era l'eredità dei, dei, dei piani, dei progetti precedenti, comunque. Ne, con quelli che dovevi confrontare, dovevi valutarli, dovevi capire se erano in qualche modo delle progettualità ancora valide o, oppure invece erano delle progettualità da abbandonare. Eh, questa legge ti, ti obbliga a questa operazione a farla in modo esplicito, in modo come si dice, non, 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 non diciamo, all'interno diciamo, della riflessione eh, progettuale, ma proprio in modo formale, no? delimitare, come c'è giustamente. Montanino, una specie di muro no? che è questo viene chiamato territorio urbanizzato, che, che è un po' diverso da quello attuale perché certo è costruito, quindi costruito, e, e, tanto è quello che era il territorio urbanizzato precedente, quello che effettivamente trovi nella realtà, nella realtà visibile, e quella che, diciamo che, che la progettuale del passato ha consolidato perlomeno in termini di diritto. No? Cioè di, di fatto e di diritto, e, mentre rispetto a tutto il resto l'operazione è un'operazione anche molto netta, no? che è quella proprio della decadenza di queste previsioni, a meno che ci sia diciamo un, un sussulto di, di, di attuazione da qui alla fine dell'anno, quindi tempi molto, molto, molto stretti, salvo proroga adesso, non so se stamattina... L'assessore Lori ha accennato qualcosa a riguardo, ma, chiesto, sì. ma immagino che non si sarà sbottonata. No? Eh, ehm, no, quindi non so se ha detto qualcosa su questo, se anticipa. anticipato. Eh, sul fatto che se, se, se è prevista una proroga del 31-12 come, come. No, non ha detto. no, no. Eh. Sono questioni della regione, non eh. Noi abbiamo l'obiettivo del mandato. Quindi... E quindi, però diciamo che, appunto, c'è questa, questa cosa che in qualche modo. Ed è un'operazione che, che deve essere fatta in modo molto esplicito, no? Quindi, diciamo, que e quella sarà l'occasione in qualche modo per, per, non so se ho dato una risposta, insomma, per verificare quelle che sono le criticità eh, che in qualche modo vengono dalla, dalla pianificazione precedente. Insomma. Una cosa veloce, guardo a questa cosa perché eh, il fatto di pensare ad un piano, eh, non in maniera espansiva come sono stati tutti gli altri piani, Implica una presa di coscienza eh, completamente diversa. Quindi il fatto che gli altri piani comunque abbiano depositato eh, nel tempo eh, frammenti di pensieri di città diverse è un fattore positivo, a mio modo di vedere: nel senso che per quanto ci siano delle difficoltà o delle, eh, diciamo, perplessità nel giudicare certi frammenti e certe parti di città eh, che effettivamente non funzionano, che magari non hanno gli standard adeguati e che mh, diciamo, diventano proprio esattamente quelli eh, gli spazi della, della nuova sperimentazione. Cioè, questo diventa, diventa importante sottolinearlo, cioè quindi non è un piano espansivo che cosa vuol dire oggi pensare a crescere senza consumare risorse applicato su tutte le questioni, a partire da quella del territorio del suolo, perché il suolo è il bene dal quale partire, no? il bene comune dal quale partire. Quindi è, sicuramente c'è uno scarto molto forte, eh, diciamo anche come approccio, ecco perché proponiamo un approccio che eh, si carichi di, di certe riflessioni e non di altre. Quindi, eh, Prego consigliere. Sì, grazie. Soltanto alcune osservazioni a caldo, da non addetto ai lavori. Eh, vedo questa parola intensa e policentrica su cui magari poi sarà interessante tornare. E, sì, una prima osservazione. Eh, condivido l'approccio, diciamo, integrato, di una visione integrata nel senso che appunto come giustamente sottolineavate a volte la sensazione un po' che eh, singoli piani o singoli interventi vadano diciamo un po' per conto loro comunque non, non, non rispondono a una logica complessiva coordinata eh, questo può succedere e quindi eh, poi chiaramente questo è mo molto complicato naturalmente però tenere assieme lo sviluppo della città, la, come funziona la mobilità, come funzionano gli spazi pubblici, come funziona il commercio, l'integrazione tra persone di diverse provenienze, eccetera, la sanità e sociale, e dentro appunto quello che è una pianificazione credo che sia uno dei punti eh, fondamentali. Condivido quello che diceva prima il collega Massari sul discorso, e che dicevate anche voi del resto. Questo tentativo anche di partecipare un po' dal basso, ehm, proprio per evitare che a volte anche interventi che hanno le migliori intenzioni, che partono da un presupposto magari corretto dal punto di vista concettuale, poi quando vanno a eh, intervenire in quel tessuto, in quel territorio, in quell'area, quell magari non, hanno, eh, non raggiungono l'obiettivo che magari volevano, volevano porsi, perché appunto mh, magari partono da un presupposto che poi nel rapporto con i cittadini, con la realtà viva della, dei quartieri non, non sempre corrisponde quindi una, così con una battuta invito anche i tecnici, no, i tecnici nel senso i consulenti anche dopo, a girare, a girare la città a incontrare le persone anche andare a entrare in un bar a capire in, una, in un ambulatorio cioè con, cercare di conoscere anche le cose minime a volte che si colgono vivendo, che, che noi stessi che ci abitiamo a volte non conosciamo del tutto perché magari non conosce bene l'area in cui abita e non è detto che conosca bene magari appunto un altro quartiere, perché è vero che la nostra città non è una megalopoli, però insomma neanche una piccoli, è piccolissima, insomma, quindi comunque ha una sua dimensione che anche insomma nel tempo si è andata allargando. E, e venendo un po', facendomi ispirare anche un po' dalle, appunto, le, dai vostri termini che avete usato, come, come penso molte altre città come la nostra, diciamo di media grandezza e con la storia che ha la nostra, più o meno gloriosa, ma comunque con un passato importante, anche con monumenti importanti che lo ricordano, eh, abbiamo un centro storico che ancora eh, ha un valore eh, reale e, e simbolico di cuore della città che eh, ci portiamo per fortuna. Nel tempo, così come appunto vale per altre città simili alla nostra, penso a Modena, Ferrara, ma Bologna, anche e via, un po' tutte sostanzialmente, diciamo, le città che hanno avuto una, una, una storia eh, che hanno questo cuore no, che è, ha un valore eh, di, anche di attrattività turistica, naturalmente culturale, di produzione culturale, anche di come dire, senso di identità. E nel stesso tempo, eh, questi quartieri che sono cresciuti più o meno ordinatamente, a volte più ordinatamente, a volte meno, a volte eh, in modo un po' isolato, eh, in cui però comunque si svolge la vita delle persone, no? quindi è una, una specie di elastico tra eh, questo cuore pulsante, però la vita poi all'interno dei quartieri eh, che, che va ricucita in qualche modo. Tante volte si è parlato no, di ricucire, di, di riaprire, eh, collegamenti, spazi tra queste due dimensioni. Eh, ecco, è vero forse che rispetto al passato, oh, questo è un po' anche una domanda, eh, parlavamo appunto del Covid, no? di come sono cambiate le cose, il telelavoro. Eh, in effetti forse oggi, dopo un, forse un periodo in cui mh, il quartiere era visto come, una, come dire, un po' un appendice, c'è un ritorno a, 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 a pensare anche, e eh, secondo me anche corretto, insomma tra tutte le periferie come luogo anche di riconoscibilità, no? uh, magari in modo diverso dal passato, ecco, ho fatto l'esempio di San Leonardo che aveva un'identità molto forte legata alla presenza di un'industria un importantissima e eh, di, di un mondo che si è andato intorno che adesso sta, è cambiato. E, e quindi eh, è affascinante sicuramente questa sfida di, di recuperare il senso dell'appartenenza eh, ai quartieri. Eh, che io immagino come mh, anche eh, l'individuazione di, di funzioni pubbliche, anche di spazi, ma non tanto nel senso di un accentramento, come dire, adesso uso eh, una metafora, ma, insomma, non tanto tornare alle case della cultura, alle case nel senso, diciamo, ma non perché non fossero valide, ma eh, per un po' vecchio il termine, so che dei punti attrattivi in cui le persone semplicemente vanno in un posto, no? quello sicuramente anche, ma come pochi altro come propulsori, cioè in cui posti, luoghi che come dire, attraggono ma anche rilanciano, non so se riesco a spiegarmi. Per esempio c'è una riflessione proprio a Parma in questo periodo importante sul tema delle case della salute che dovrebbero diventare case delle comunità, quindi superando il concetto puramente sanitario ma eh, pensando a una, un allargamento no, di funzioni certamente come servizio, quindi anche come elemento diciamo, attrattivo di persone che vanno in un luogo, ma anche come centro propulsore di iniziative, di diffusione di, di cultura, di socialità, di servizi e così via. Ehm, quindi diciamo che insomma, la, le, le prospettive complesse, però, che possono, possono avere un, una, uno sviluppo interessante, io lo vedo anche nell'ottica di... Come dire, migliorare, cementare le relazioni tra le persone eh, e anche appunto tra persone di diverse provenienze, non con delle forzature che non, non servono e che non porterebbero, ma almeno con delle come dire, facilitazioni in questo senso. Perché tutto sommato, eh, pur essendo una nostra città sicuramente molto tollerante, in cui le persone che vengono da, da altri paesi sono inserite, vivono, però c'è ancora una distanza, secondo me. Che va, che va colmata di relazioni, di momenti di eh, socialità, di incontro. Finisco perché poi si potrebbe eh, parlare, ovviamente sono temi importantissimi e dobbiamo andare avanti tanto. Eh, un, un particolare, forse che può sembrare un po' secondario, io penso che durante il, il, il lockdown eh, molte persone, dico, non io perché, io questo invece. Lo sapevo già, eh, ma non lo dico con presunzione, ma perché è così. Eh, si sono accorte eh, che Parma è un comune agricolo. È un comune con, con tanti spazi agricoli, con tanti campi, con tanti. Eh, C'è un mio amico che improvvisamente dice: Ma, ma sai che eh, bisogna stare dentro il comune, a no? passeggiare? E si è accorta che andando fino a Gaglione, andando fino a a Pannocchi, andare a piedi, eh, fino a, eh, è una bella strada, c'è cioè, un, un bel pezzo di... No? Eh, qualcuno se ne accorto adesso, nel senso che lo fai in macchina in due secondi, non ti rendi conto se anche se i confini del comune è quello e quell'altro, perché poi, vabbè, l'Enza è facile, il Taro, vabbè, ok, però poi in, in giro, no? Magari i confini... E, e questo è molto bello e potrebbe essere anche una, un elemento su cui puntare, cioè capire... Come senza dar fastidio agli agricoltori che hanno le loro esigenze, no? però capire come anche il tessuto come dire, agricolo, anche i parchi, sicuramente va benissimo perché sono sempre una bellissima cosa, ma anche il, normalmente il, quello che è il territorio può essere attraversato con certi, con certi limiti, con certe attenzioni, può essere vissuto come elemento della qualità di vita sostanzialmente. Non c'è sempre bisogno di andare chissà dove, a volte basta fare qualche centinaia di metri per trovarsi in un ambiente molto bello molto gratificante molto eh, valido insomma no? anche in, in poco tempo e, quindi questo potrebbe anche essere una cosa vabbè, poi sapete che io tante volte ma la Novi lo sa e anche bosi lo sa eh, abbiamo parlato della, del recupero di aree eh, o, o non utilizzate o mal costruite, eccetera, eccetera. Questo è il ceiling, insomma, avremo, avremo modo di tornare su questo. Ultimo, veramente ultimissimo, eh, mi piacerebbe che in questo percorso del piano, come dire, come veniva detto adesso negli ultimi due interventi, giustamente sul passato, si capisse come eh, entrano alcune cose che sono in itinere. Penso appunto all'area di Ex Boschi, eh, all'area all Ex, Alvarane, ehm, ex no, ehm, Bormioli eh, e altri spazi che adesso qua non, non cito a memoria, ma insomma capire come queste cose che sono un po' in, in itinere eh, rientrano e anche come può rientrare eh, un, qualche progetto diciamo, di, di rilancio, di ripensamento di alcune aree del centro storico, in particolare l'oltratorrente, ma non solo, che hanno bisogno sicuramente anche lì di una messa a punto di qualcosa che diciamo, possa traguardarli eh, sul futuro, ecco, non semplicemente sulla conservazione di quel che c'è, ma possa pensare a qualche funzione, a qualche elemento che, che li ridia dire, funzione e, e, e importanza rispetto, rispetto al futuro. Grazie consigliere Campanieri, aveva chiesto la parola al presidente Tassi Garboni. Sì, ho visto che il, il progetto è già fatto, ho visto la, la foto delle, dello scatolone gigante scritto su papiare. Sarebbe bello che fosse già così così ci togliamo il pensiero e cominciamo a esaminare quello che avete già combinato. Eccolo qua. Via, bellissimo, lo apriamo, c'è già scritto tutto. No, e, ma insomma, noi siamo la terza legge urbanistica in 40 anni. Nella regione Emilia-Romagna dal 78, 2000 e 2017, e questo insomma, ci dovrebbe far riflettere, visto che non sono state leggi evolutive, ma sono state leggi innovative, tutte le volte completamente diverse. E, e questo insomma, mi porta a fare qualche riflessione un po' meno entusiastica, diciamo, sugli effetti, sulle capacità, sulla. Consistenza straordinariamente efficace, che potrà avere questa legge, ma per l'esperienza, perché questo non è successo in passato. E mh, questa legge, io, mh, anche perché appunto mh, gli effetti dell'interpretazione delle leggi passate hanno condotto a delle profondissime trasformazioni di questa città. Cioè, pensiamo soltanto all'evoluzione degli ultimi vent'anni legata al piano di carattere commerciale e allo sviluppo delle frazioni, hanno modificato radicalmente la struttura della città, anche modificando gli equilibri tra il centro, che di fatto rimane un centro abbastanza denso. Insomma, non siamo una città sparpagliata, siamo una città ancora abbastanza concentrata. Ma questa crescita di questi luoghi satellite non entro nel giudizio, dico quello che è successo, insomma, ha prodotto dei sconvolgimenti. Allora, eh, vedere questa legge regionale e cercare di capirne come, dire, come fosse un toro per da che parte prenderla, non è semplicissimo. La, si diceva una sfida straordinaria, no, io direi una sfida epica proprio, no, non è assolutamente semplice la questione. Eh, per mille ragioni tecniche che adesso non, non, non è caso di affrontare, ma perché quello che diceva anche Alinovio e anche ripetuto da altri, in un certo senso tutto è possibile e niente sarà possibile, perché il tema dello sviluppo attraverso gli accordi operativi è un tema particolarmente complesso. Primo per le relazioni che ci saranno tra soggetto pubblico e altri soggetti proponenti. Eh, Secondo perché si dovrà entrare nel merito delle questioni, cosa alle quali forse il privato è più abituato, il pubblico per niente. Non è abituato, cioè il pubblico è abituato a un approccio meccanicistico, al quale abbiamo noi professionistesso mi tolgo un attimo, ma insomma, le, i piani hanno abituato a questo tipo di approccio. Quindi c'è una trasformazione da mettere in atto della macchina amministrativa che è profondissima, perché io dico epica. Perché non è solo mh, sarà frutto della bravura dei professionisti che su quale io confido assolutamente, ma la bravura dell'amministrazione di modificare il modello e l'approccio alla questione. Allora, da una parte l'ufficio di piano, lo chiamiamo così, ma diciamo in modo più allargato tutta la struttura tecnica che esamina le questioni non solo edilizie trasformative del territorio ma anche immateriali perché anche quelle entreranno quindi anche il sociale dovrà in qualche modo guardare al pug con una certa attenzione saremo capaci di coinvolgere o evolvere tutta questa struttura in modo che All'interno del PUG davvero si leggano quelle politiche, cioè possa incorporare le politiche dei, della città nel suo complesso, attraverso quel percorso che voi avete chiamato in un modo, ma possiamo chiamare quasi di patto sociale, cioè si stabilisce con la città un patto facendo questo tipo di operazione, perché si dice: Io voglio arrivare lì, questi sono i miei valori, questi sono i miei principi e queste sono le mie visioni e le mie prospettive di azione. Ecco, questo, è, per quello che dicevo, usavo il termine epico perché insomma non, non è affatto semplice, quindi tentare anche in questo magari un percorso di semplificazione anche lessicale, davvero, cioè, sembra una cosa un po' sciocca, forse un po' minima, ma questo aiuterebbe. Cioè quello che viene chiamato a volte le relazioni non tecniche, cioè che poi non sono non tecniche ma non ci si capisce mai niente, ma… Trovare delle modalità che descrivano effettivamente quali sono i contenuti ai quali l'ufficio deve vedere per valutare la coerenza o meno della proposta, perché sarà quello il punto: cioè l'accordo operativo su cosa si baserà? Si baserà su una valutazione di coerenza rispetto alle politiche stabilite. È fisso, è una valutazione di merito, non di numeri. È quindi argomentare valutare e stabilire offre un'occasione straordinaria in un certo senso di azione quindi di caratterizzazione anche dei contenuti progettuali ma d'altra parte anche una fragilità nel, nell'avere quel giusto spessore anche culturale di risposta non sarà un tema semplice anche perché si baserà su ciò che è stato scritto poi all'interno del PUG insomma io lo vedo un'operazione piuttosto Complicata, da un lato, ripeto, estremamente affascinante, qualcuno di voi ha usato questo termine: è certamente affascinante, ma quel fascino di quelle donne, diciamo, o di quegli uomini da jet set, con quali noi non possiamo mai arrivare, cioè più o meno, insomma, questo ho questa sensazione un po' pessimistica. In realtà, possiamo tentare di lavorare, perché anche sul tema partecipazione. Anche quello è un tema estremamente complesso perché sono argomenti sui quali io tenterei di, come dire, di declinarli a un certo punto in una forma più esemplificativa. Voi avete parlato di temi di evocazione, quando si comincia a parlare di evocazione, è difficile dire faccio un parere tecnico dove l'evocazione non, non corrisponde. Cioè, non è che dici l'altezza è 12, tu puoi farla 10 e non va bene. No? Eh, tu evochi un tipo di, di valori, di progetti, di obblighi che non sono coerenti, alle... eh, questo è un po' più complicato. Quindi trasformare la macchina amministrativa in modo che i settori portino le proprie politiche, le confrontino all'interno del piano, modificare tutto l'assetto degli uffici, proprio, ma non solo quello tecnico, eh, questa sarà un'operazione. E anche, ultima questione, come dire, noi abbiamo 110 regolamenti, che di fatto sono dei sorti di piani di settore in fieri. Ecco anche l'effetto che se si potesse avere di riduzione, di contenimento o di valutazione di coerenza, di coordinamento di tutta questa serie di atti, perché se no diremo A da una parte, B dall'altra, C da un'altra ancora, e le politiche andranno in contrasto: perché da un lato non posso tagliare una pianta perché è il momento della nidificazione, dall'altra però ho l'isola di calore, però dall'altra c'ho. insomma. Non, Rimarremo incastrati in una situazione dove non riusciremo più a vedere qual è la priorità d'azione. Quindi, insomma, io vi do un in bocca al lupo straordinario, a voi incaricati, all'assessore che dovrà coordinare questo lavoro, agli uffici che in qualche modo dovranno trasformare, valutare e anche in qualche modo tradurre tutte queste vicende in atti amministrativi. In bocca al lupo, ecco questo <ride> da parte nostra, insomma, ci sarà tutto l'aiuto, credo. Anche ripeto, di una narrazione che pare estremamente interessante. però con tutti questi però, quindi cerchiamo di aggredire ogni volta questi piccoli cancri che salteranno fuori, dobbiamo colpirli, annullarli subito, perché se no ce li trascineremo fino in fondo, prego, assessore. Sì, no, una, una, una considerazione. No? Condivido molto tutto quello che avete detto, Consigliere Massari, Campanini, ma anche Tassi Carboni. Eh, sì, è, è, è una sfida perché, cioè, se interpretata bene, entra come dire, nei meccanismi di funzionamento della città che non sono più solo nel corpo fisico. Questo è fondamentale. Io spero proprio perché, come dire, al tavolo cioè per dire ci sono funzionari della pubblica amministrazione e non solo il settore urbanistica, anzi, c'è cioè il welfare, lo sport, oltre agli assessori. Che è un modo non è che risolveremo i mali del mondo, come anche ci sono i consiglieri comunali doverosamente, cioè noi se saremo bravi almeno riusciremo a fare ognuno per propria parte una narrazione politica della città che vogliamo fare, anche il cittadino fa una poi la traduzione, come dire nell'elaborato di piano che però dovrà contenere in un qualche modo, assorbire anche quelle che sono indicazioni che vanno date ad altri settori e che gli altri settori dovranno partecipare, dico i settori dell'amministrazione ma in generale. Perché io altrimenti succedono quelle cose, adesso dico una cosa che il consigliere Massari riderà sotto la mascherina. Bagni sì, bagni no. Abbiamo passato mesi a parlare di servizi igienici, no, mesi, continuiamo a parlarne perché ancora non si vedono. Uno può dire è un tema stupido, no? Io, io non penso che sia un tema stupido, a parte che è un bisogno fisiologico, e quindi come dire come tutti, cioè come respirare, mangiare, c'è anche quello e anche urinare. Però, alla fine, se non c'è una direzione, non è che dobbiamo condividere sul tema dei bagni, la mia è una provocazione, però anche sì. Allora, proveremo a darci una direzione. Allora diremo che i servizi igienici autopulenti dovranno essere mediamente diffusi in una certa percentuale, soprattutto dove non ci sono pubblici esercizi in densità, dico delle cose stupide, oppure all'interno dei quartieri, soprattutto vicini alle aree mercatali, perché è un luogo di maggiore aggregazione. Oppure diremo che non li facciamo perché abbiamo concluso che forse i servizi igienici all'interno dei pubblici esercizi... Sono sufficienti a sopperire un bisogno della cittadinanza. Però altrimenti sono tutte decisioni che avvengono un po' all'impronta, cioè non c'è una visione globale che cerca di comprendere i temi in maniera, se vogliamo dire, anche strategica, come anche il tema di riuscire a dare un nome ai luoghi. C'è una cosa, un giorno che eravamo con il consigliere Massari a un tavolo partecipativo, un altro a San Leonardo, quello. Che sta conducendo manifattura urbana. C'è stato un momento, si parlava del Parco dei Sette Mulini, e nell'interlocuzione che il consigliere ha fatto delle belle proposte, i cittadini, ma penso anch'io. E alla fine si diceva bene, questa potrebbe essere la Piazza Verde, questa è la piazza del mercato, questa è la piazza della scuola, dove nella Piazza Verde magari possiamo fare dei concerti perché può andare bene. La piazza del mercato invece ha altre finalità e funzioni, cioè riuscire a dare un nome ai luoghi potrebbe orientare anche quelle che sono le politiche di trasformazione o di uso di questi luoghi. Se non riesci a dargli un nome, è l'anonimato, cioè quindi è l'assenza di amore, se un figlio non riesce a ricordarti il nome, magari sarai anche suo padre, ma alla fine sto figlio è orfano. Cioè questo è evidente, o una fidanzata, una moglie, un marito, una madre. Quindi questo è un esercizio, se vogliamo, come dire, un po' filosofico, e quindi il rischio è non sei concreto. Non si... Però, insomma, Andrea Faoro, che è anche olandese, quindi non è, anche se l'origine è italianissimo. italianissimo, però abita là, da... ha fatto dei piani urbanistici anche molto importanti, la città di Tirana e altri piani, quindi hanno un curriculum di tutto rispetto. Ma con uno sguardo forse un po' vergine, a parte che a Fabio Ceci che invece è disincantato. Allora, io quello che ho detto a lui, ho detto: provocateci anche un po', cioè fateci, fateci magari sorridere, ma perché abbiamo anche bisogno di sollecitazioni, perché altrimenti era più facile, tutto sommato, la città in espansione, cioè facile, niente facile. Però almeno diciamo che disegnavi un corpo fisico nuovo brutto, sbagliato qui invece dobbiamo parlare di frammenti, di tempi di microtrasformazioni eh, dell'uso dei luoghi che magari alla fine sarà togliere degli stalli auto cioè anche attività molto minime che però a volte sono anche così, singoli settori, singoli assessori insomma è un po' anarchico l'approccio, poi è anche vero che non è che possiamo essere svizzeri, un po' di anarchia è anche generativa, però diciamo, organizzemosci che in tre non diciamo tre cose diverse, perché altrimenti l'è un problema, soprattutto se sei dentro la pubblica amministrazione, devi in un qualche modo dare indirizzi e governare le cose. Vabbè, questa è un'altra riflessione molto filosofica, ma credo che sia una bella occasione, l'abbiamo detto, cerchiamo di stare dentro il processo e dopodiché, come dire. Vedremo un po' cosa, 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 cosa succede nel, nel, nel mentre. Prego, consigliere Campanini. No, volevo solo aggiungere due parole, ma proprio due parole: famiglie e giovani. Se non ci sono altri interventi, Andiamo, ribadiamoli in bocca al lupo a, a, tutti. La sfida è esatto, a tutti, la sfida è importante, e vale la pena in qualche modo provarci. Poi in corso dopo si possono fare degli aggiustamenti, ma eh, il risultato, se, se come quello sperato, è soltanto alto che credo che meriti tutto il lavoro che cercheremo di fare. quindi... In bocca al lupo a noi e buon lavoro anche e soprattutto ai tecnici. Grazie mille.